Live Social. Amici di Live Social, ben ritrovati sulle frequenze di Radio.0, io sono Vincenzo e oggi abbiamo con noi una nuova ospite. Prima di scoprire di chi si tratta e darle il benvenuto, io vi invito a mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook e anche a seguirci sugli hashtag Instagram, storie ed interviste. Detto questo, oggi abbiamo con noi Maria Pia Paolillo, che ci parlerà della Foen Cosmetici Naturali e socia della Paolillo SRL. Salve Maria Pia e grazie di essere quest'oggi con noi. Ciao, buonasera e grazie per l'invito. Allora, noi oggi, come accennato, parleremo proprio della Foen Cosmetici, quindi raccontami un po' la storia che c'è dietro la vostra azienda, quando anche è nata e di cosa vi occupate. Perfetto, allora io sono Maria Pia Paolillo, titolare dello store online Foen Cosmetici Naturali a base di estratto di finocchio e sono anche socia dell'azienda Paolillo, che si occupa invece di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli. Foen nasce dall'idea proprio di voler valorizzare le proprietà benefiche dell'estratto del finocchio anche per in formulazioni cosmetiche per la cura e la bellezza della nostra pelle. Quindi è nata in me questa idea di un prodotto naturale, e però sinceramente è difficile da realizzare perché io vengo dal settore dell'ortofrutta e quindi poi mi sono affidata ad un laboratorio accreditato italiano per poter formulare una prima linea di cosmetica tutta naturale, dedicate alle donne che amano la natura, che amano il benessere, e quindi niente, nasce così Foen. Ecco, allora io lo dico anche per gli ascoltatori che non la possono vedere, lei oggi ha portato con sé dei prodotti proprio della Foen, quindi ce ne parli un po', che cosa sono e quali sono anche i benefici. Esatto, allora io ho iniziato questo progetto con soltanto poche referenze, infatti sono soltanto due linee corpo e due viso, e diciamo che tutto è stato formulato con l'estratto del finocchio perché, ma non solo l'estratto del finocchio sia ben chiaro, ma perché sappiamo che l'estratto del finocchio contiene sali minerali, acido clorogenico, che è un potente antiossidante, e quindi vitamina A, vitamina C, e poi sappiamo anche che il finocchio ha anche proprietà diuretiche e depurative, per cui combatte anche la ritenzione dei liquidi e combatte soprattutto anche la cellulite. Il tutto è stato dermatologicamente testato, non contiene parabeni, siliconi e paraffina, non è testato sugli animali come da normativa, e poi a febbraio lancerò altre 4 referenze con all'interno non soltanto con all'interno anche ingredienti biologici. Ecco, quindi si può dire che alla fine, proprio come dicevi anche prima, la natura, ecco, sotto ogni punto di vista viene rispettata e anzi noi ne possiamo quindi usufruire al meglio. Sì, e poi come dicevo, con prodotti biologici e poi niente, infatti hanno altissimi indici di percentuale alti di naturalità, siamo oltre al 92% di naturalità. I prodotti sono in vendita soltanto sul sito www.foenstore.com. E poi niente, mi è stato anche ho vinto anche un premio, diciamo, mi è stato assegnato un premio nel 2018 in occasione dell'evento I protagonisti dell'ortofrutta a Venezia, proprio per questo progetto Foen, dall'Associazione Nazionale Donne dell'Ortofrutta. Insomma, dal food al beauty food, buoni da mangiare, altrettanto buoni se utilizzati in formulazioni cosmetiche. Assolutamente. Ecco, allora le vorrei proprio chiedere di approfondire un attimo il discorso per quanto riguarda anche il sito web. Noi quindi immagino sia proprio una vetrina all'interno della quale si può scegliere il prodotto e poi ordinarlo. Certo, però il tutto dal 28 febbraio, perché ripeto, sto ampliando l'intera linea, e quindi dal 28 febbraio è tutto online.
Invece ecco, per quanto riguarda anche i canali social, lei è presente su Facebook come Foen, su Instagram come Foen, inoltre anche su LinkedIn come Foen. Esatto. In che modo anche ha utilizzato, sta utilizzando questi canali social? È proprio per interagire con le persone, per avere le recensioni, per capire un po' che cosa ne pensano di questo progetto. È stato difficile, devo essere sincera, da realizzare, perché io vengo come imprenditrice dal settore dell'ortofrutta e quindi è stato un lungo percorso, però insomma sono felice di aver concretizzato un'idea. Assolutamente, anzi direi forse che anche il suo è un bellissimo esempio di chi, ecco, riesce sempre a reinventarsi, a credere in un sogno, a cercare di andare avanti anche, come dire, in un periodo un po' problematico come quello che appunto noi tutti stiamo vivendo. Esatto, sicuramente dietro ci sono sacrifici tantissimi, ma c'è anche tanta passione, quindi non arrendersi mai, malgrado anche il periodo non certo positivo che stiamo attraversando, però credere nelle proprie idee e cercare di concretizzarle. Assolutamente. Allora, io in chiusura, oltre ai i recapiti, ecco, ai social che abbiamo fornito prima, vorrei anche fornire l'email mariapia.paolillo@virgilio.it e soprattutto anche ricordare il sito web foenstore.com. Detto questo, Maria Pia, la ringrazio per essere stata con noi. Prima di andare via, vorrebbe salutare qualcuno? Grazie a tutti. Sì, vorrei salutare i miei fratelli che da sempre mi hanno supportato nei progetti, e quindi saluto Ciro, Gennaro e Alfonso Paolillo. Va benissimo, allora ci uniamo anche noi a questi saluti, facciamo a tutti quanti voi un enorme in bocca al lupo e speriamo di poterti ospitare anche in futuro con tante buone notizie. Grazie.